Amici bellini, si sta per concludere l'undicesima giornata con partite che ci interessano anche perché dovremmo guardarci l'Empoli. Però tiriamo le somme anche perché domani ci sarà conferenza stampa di Garcia in vista Champions, quindi cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Mauro Morvillo e a tutti i nuovi iscritti che si sono affacciati, iscrivetevi. Io non ve lo chiedo mai, ma la tenete cliccata la campanella per le notifiche? Altrimenti c'è il canale Telegram sotto in descrizione. Ci divertiamo, è una stagione particolare, è una stagione che divide i tifosi, però dobbiamo tenere presente anche le altre squadre, ragazzi. Se facciamo un campionato a parte non funziona, quindi lasciate un like per quello che divide. Lasciate il like se non siete contenti, insomma, del livello della Serie A. Lasciate un like se discutete con i vostri amici sull'allegrismo, sul vincere di Cortomuso. Tutte hanno vinto praticamente di Cortomuso, tranne il Napoli di Garcia e il Monza di Palladino. Andiamo a vedere subito quello che è successo. Ci spostiamo con un Abraham un po' tattico per vedere, insomma, le partite e facciamo subito la nostra analisi. Vediamo partita per partita. Bologna-Lazio è stato il primo upset importante. Si conferma l'Inter su un campo difficile. L'altro upset ovviamente è la vittoria dell'Udinese contro il Milan, che ci deve far riflettere su quello che poi è il nostro giudizio. Il Napoli, la Salernitana, ma l'Udinese, cioè il Napoli aveva dimostrato delle difficoltà col Milan, il Milan aveva dimostrato delle difficoltà col Napoli, alla ripartenza, insomma, alla partita successiva, il Napoli si impone contro la piccola, il Milan non ci riesce. Palladino con la difesa a 4 vince col Verona, il Cagliari, la Roma, la Juventus. Andiamo a vedere bene. Prima di tutto, quello che mi piace fare è l'analisi degli XG in generale, che non ci dicono tutto, ricordiamolo sempre, però è interessante vedere chi crea i presupposti. Come vedete qui, c'è abbastanza, non si crea molto. La Lazio che non crea molto contro il Bologna è una cosa di cui bisogna sicuramente parlare. C'è abbastanza equilibrio tra Atalanta e Inter. L'Udinese crea assai, io insisto con questa fatta. Poi questo XG è un po' viziato dal rigore che fa salire il numero di XG, e c'è abbastanza equilibrio dappertutto, tranne, e qua bisogna dire, perché la Roma la svanga all'ultimissimo secondo, però è lei che fa il max XG con 2,55. Il minimo XG lo fa la Salernitana con 0,32. Ovviamente dobbiamo aspettare Frosinone Empoli e Torino Sassuolo, che si giocheranno oggi. Voi siete autorizzati a stoppare il video, ve lo salvate, lo mandate ad un amico, ecco, lo mandate in un amico nelle vostre chat private, vi guardate l'Empoli che dobbiamo capire la cura Andrea Zoli, e poi tornate sul video, lasciate il like e ve lo finite di vedere. Partiamo quindi con Bologna-Lazio e Thiago Motta. Io non voglio ripetermi, perché però quando si fa l'analisi della Serie A, certe cose che ci convincono, se vengono confermate bene, vuol dire che non diciamo stupidaggini. Thiago Motta mette bene la squadra in campo, Thiago Motta dà filo da torcere un po' a tutti. Non dico che rivalutiamo il pareggio con il Bologna, però questa squadra non perde praticamente mai, e c'è da sottolinearlo. Hanno una classifica interessante e fanno fuori anche la Lazio. Io di questa partita mi aveva colpito guardandola in diretta, poi riguardo ovviamente gli highlights per fare in velocità, non è che poi tutte le partite 90 minuti me le rivedo, che faccio? Però c'è un momento in cui si capisce che la Lazio non è una squadra tranquilla, e che questo momento dove questa palla che spiove, insomma, Patrick ha tutto il tempo, non ha nessuno che lo pressa, avrebbe tutto il tempo di appoggiarla di testa a provvederla, di appoggiarla di petto a provvedere. Invece fa questo colpo di testa all'indietro che poi porterà a un tiro di Zirkzee, che è sempre più interessante, che finirà fuori. Zirkzee che poi alla fine sarà l'assist man per il gol di Ferguson, che porterà i tre punti al Bologna. Non riesce la Lazio a recuperarla, e quindi la classifica della Lazio non migliora in questo momento. Salernitana-Napoli ovviamente la conosciamo dentro e fuori, andiamo avanti. E nella partita tra Atalanta e Inter,
Bisogna sottolineare questo rigore un po' sciocco che commette Musso. È bravo e furbo Darmian a toccare il pallone lì quando sei in corsa col portiere in uscita, basta toccarla, anche se è un pallone che tu poi non puoi più recuperare, perché come la tocchi l'hai buttata fuori e quindi sarebbe azione finita. Lì il portiere dovrebbe avere la lucidità di magari accennare l'uscita e poi fermarsi, perché gli rovini addosso, la palla non la tocchi mai e il rigore ovviamente è netto. Ci fanno sapere 10 su 10 rigori per Çalhanoğlu, parliamo quindi di uno specialista assoluto, gli specialisti lo sappiamo che servono, ci sono partite bloccate, le devi sbloccare così. Bellissimo onestamente il gol di Lautaro Martinez, che comunque è in una forma straordinaria, è un'annata speciale per Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, trova ancora il gol molto molto bello. E poi arriverà il gol di Scamacca, ci sono state un po' di polemiche se c'è mezzo fallo su Di Marco, ma insomma alla fine non cambia niente. Segnaliamo anche l'espulsione netta per Toloi nel finale e qualche parata non eccezionale, ma sono le parate che deve fare Sommer, le parate del portiere della grande squadra. Non arrivano grandi occasioni, ma quando arrivano ti fai trovare pronto e quindi blindi la tua porta. Idem si deve dire per Chesney, ma adesso ci arriviamo ovviamente per la Juventus, perché sì, la Juventus si difende così, poi a un certo punto deve fare la partita il portiere e quindi la Fiorentina non ha tirato molto in porta, ma quelle due o tre, compreso il... Ma arriviamoci con calma, perché questo è poi l'upset più importante. Il Milan 4 tiri in porta, l'Udinese solamente 2, però vediamo che alla fine l'Udinese i presupposti li ha creati, sono proprio... Posso dirla forte, sono proprio scarsi quelli dell'Udinese sotto porta, non vedono la porta, le occasioni se le creano, sono impetuosi fisicamente quando vanno in avanti, hanno velocità, hanno fisicità, quindi si riversano poi nei contropiedi, perché vedete pochissimo possesso palla, quindi vanno diretti quando devono contrattaccare e poi non vedono la porta, la tirano fuori, sono imprecisi nell'ultimo passaggio. Insomma, questo è l'Udinese e conferma quello che stava facendo prima, anche con il cambio di allenatore con Cioffi. Però arriva questa vittoria che è pesante, proprio con Pereira che era un giocatore che era stato svincolato dall'Udinese, chissà che idee aveva, poi è stato ripreso anche fascia da capitano e porta 3 punti all'Udinese. Però parlando di portieri, dobbiamo segnalare un portiere che forse spesso è sottovalutato e che la sua stagione la porta sempre a casa, che è Silvestri. Fa una parata, un paio sono belle da vedere alla Ochoa. Sommer anche lui fa delle parate un po' plastiche alla Ochoa, però c'è la parata che fa sulla girata di spalla di Giro che veramente salva il risultato. E qualcuno anche su Twitter un po' polemicamente dice: ah, ma allora si può parare la girata di Giro, facendo il paragone con la non parata di Meret. Le due azioni sono fondamentalmente molto diverse, ma il riflesso Silvestri ce l'ha e quindi è situazione insomma un po' pesante per il Milan, che vede la Juventus rosicchiare 3 punti pesanti. Il Milan si fa recuperare 3 punti dal Napoli, dalla Juventus, dall'Inter, bambini che urlano, non si può immaginare. Arriviamo al mio, uno dei miei allenatori preferiti, che veramente vorrei vedere poi in una squadra più grande. Il Monza ha dei limiti tecnici ovviamente, perché i giocatori non sono giocatori che possono puntare a una posizione in Champions League, anche Europa League, ma il livello della Serie A, ragazzi, dobbiamo essere anche onesti, non è così alto. Quindi dei giocatori che mettono palla a terra e sono ben guidati da Palladino possono tranquillamente fare un gran campionato e togliersi delle soddisfazioni. Per esempio al Monza l'anno scorso mancava un puntero vero, con Petagna sì, fai gioco però fai pochi gol. Se Colombo prende fiducia, Colombo fa 2 gol, il secondo specialmente è bellissimo, un gol di destro e uno di sinistro, il sinistro da fuori area, che sappiamo che è una cosa abbastanza rara, molto molto bello. E in questo caso cominciamo a vedere un pochino un atteggiamento da squadra più europea, da grande squadra. Non resta con la difesa a 3 Palladino, bastano i principi di gioco, lo sappiamo, però vediamo una linea a 4, vediamo un centrocampo a 2 vero con Pessina e Gagliardini, e poi tre trequartisti veri
Colpani, lo sappiamo, non puoi considerarlo una mezzala. Poi puoi chiedere anche a loro sacrificio, fargli fare il blocco un po' più basso, però il Monza merita di essere osservato. Sono veramente curioso di capire dove Palladino vorrà andare a continuare la sua carriera. Prende un palo Pablo Marì, risponde a questo palo una traversa di Duda, e quindi dopo i due gol di Colombo arriva il 3-0 di Caldirola. E poi c'è anche un gol, lo diamo al Fororuccio, il gol della bandiera, anche se è deviato pesantemente da un difensore del Monza, e quindi la classifica del Monza diventa sempre più interessante, eh? Lo vedete qui a un punto dalla Fiorentina. La Fiorentina italiana, il migliore italiano, eccetera, eccetera. 16 punti e raggiunge la Lazio. Sono proprio due squadre interessanti da tenere d'occhio, Monza e Bologna. Non so quanto reggeranno, però in questo momento la Fiorentina, la sorella, no, stiamo lì. Bologna si impone e supera la Fiorentina. Di conseguenza è una classifica che in questo momento rispecchia anche le forze viste in campo, perché quando mi si dice ma il Napoli c'ha la squadra più forte del campionato, forse solo l'Inter, sì, sulla carta, ma poi devono performare, perché chi l'ha detto che la Juventus è più scarsa del Napoli? Perché giocano male? Sì, ma prendi tutti i giocatori singolarmente, se gli dai dei compiti che esaltano le loro qualità, la Juventus, lo sappiamo, non ci aspettiamo grandi triangolazioni e grande gioco spumeggiante di dominio. Le triangolazioni le possono anche fare quando avanzano tutti insieme, tant'è vero che il gol arriva con una ripartenza molto veloce e molto precisa, però se gli fai fare il blocco, loro sono comodi, ogni tiro che arriva viene sempre respinto e si sentono forti di tutto questo. Ma perché continuo a parlare della Juve? Perché dobbiamo andare con ordine, con calma. Segnaliamo che si sta completando la trasformazione di Galliani in Elio Le Storie Tese un po' più anziano. Lo segnaliamo perché sono cose che interessano. Il Cagliari prende anche altri 3 punti molto molto pesanti, e non succede molto, almeno a livello di highlights, nel primo tempo. Continua a tenere poco il pallone, pochi passaggi, però quando arrivano in avanti hanno dei peverini che possono essere pericolosi. Segnaliamo il mio Luvumbo, stendiamo un velo pietoso sul mio fantacalcio, perché lo stendiamo un velo pietoso. Però nonostante poca precisione nei passaggi, parecchi falli fatti, non sarà una squadra bellissima da vedere, però questi 3 punti se li porta a casa. Segnaliamo nel primo tempo un incrocio dei pali preso da Vasquez. Poi il gol di Viola mi piace farlo vedere, perché per una volta non vediamo il famoso tiro a giro che deve andare a fare questo giro di sinistro, lo incrocia, si trova sulla destra e di sinistro, ma la tira forte. È bello pure vedere un tiro del genere ogni tanto. Gudmundsson ne fa un altro e lo fa in acrobazia, molto bello, recuperando quindi il pareggio dopo appena 3 minuti. E poi arriva il gol di Zappa su assist di Petagnone, perché Petagnone non sarà un goleador, ma fa reparto spesso da solo ed è difficile togliergli il pallone. Però alla fine dobbiamo segnalare anche i famosi portieri che poi fanno la parata che ti portano i punti. Scuffet, una vecchia conoscenza, insomma, che si dice un gran bene. Ricordate che c'era questo dualismo Scuffet Meret, quale sarà il portiere del futuro? Chiamiamo Zoff che ci dice, deve parlare di tutti i portieri finché non lo atterrano, il grande Dino Zoff, e lasciateli un po' in pace anche queste leggende del calcio. Fate parlare i giovani, che è importante. A proposito, ma se Bopo TV sta adesso chiamando youtuber eccetera eccetera, perché sto vedendo che stanno chiamando youtuber dopo Cassano, Adani che si sono andati, ma volete dirgli, io non so come contattare, io sono piccolo così, però se tutti insieme pushate e dite devi chiamare Azzurro Flu, non lo so come funziona, provateci se vi va. Vediamo di andare a portare un po' di dati, un po' di calcio oggetti, poi le opinioni possono essere. Ho letto un commento sul video di ieri, sono completamente in disaccordo, il 70% delle cose che hai detto sono false. Se sei in disaccordo dimmi la tua e va benissimo. Sull'opinione uno può dire Olivera a me non piace, però ha giocato bene, 11 su 11 di duelli vinti, lì non è un'opinione, è il dato. Tu dal dato poi puoi trarre delle conclusioni, uno può essere in disaccordo o in accordo con le conclusioni, però si può dire che sto dicendo delle cose false. Le cose false le dicono altri che hanno una loro agenda.
In inglese si dice agenda, ma no. Insomma, a Roma non si annoiano, grandi, insomma, grandi emozioni anche per questa partita. Lo vedete, basta vedere il tabellino, che però non ci dice che Lukaku sbaglia un rigore al quarto minuto, un rigore tirato veramente male, e sembra una di quelle partite stregate dove la Roma crea molto. Quando c'è Dybala si creano più cose, mi sembra evidente, tra Dybala, Ouar, lo stesso Lukaku, si creano dei presupposti con El Shaarawy, però la Roma non riesce a sbloccarla. Arriva il gol del Lecce al 72esimo con Anquist, segnaliamo l'assist di Banda, che è sempre interessante, ma la Roma non si arrende. Prima Azmoun con un colpo di testa imperioso, e poi nel finalissimo Lukaku che si redime himself con questo gol allo scadere, ovviamente via la maglietta, via tutto. Tre punti molto molto pesanti per la Roma. Non lasciamoci ingannare dal fatto che siano arrivati in extremis, meritavano sicuramente di più, lo dicono i numeri, lo dice la prestazione. E poi arriviamo alla partita che fa più discutere. Io l'ho guardata, e se guardate la partita, al di là dei tiri in porta, perché si può prendere il dato dei tiri totali della Fiorentina, 25, e tu dici, vai così, però solamente 4 sono i tiri in porta. E la Fiorentina, quello che è da elogiare è il pressing, la voglia di riconquista, l'essere feroci in attacco, nel mandare molti uomini. Ovviamente questo ti scopre, perché la coperta è sempre corta, e quindi mandi a nozze una Juventus che è molto comoda nel difendere compatta molto bassa. E la sensazione che abbiamo avuto un po' tutti è che si poteva giocare per altri 4 mesi, la Fiorentina non avrebbe segnato mai. Migliora un pochino la situazione quando entra Sottil, un pochino più fresco, lo stesso Bonaventura crea più presupposti, però è un po' sterile questo dominio. Se noi andiamo a vedere così con i tiri in porta, è un conto, il possesso palla è molto più alto, i passaggi, una certa precisione, va bene tutto. 21 falli per la Juventus, questo è un numero importante, perché ovviamente li rincorri e ad un certo punto in affanno devi fare falli, ma porti la vittoria a casa. Non siamo risultatristi, dobbiamo capire bene quelle che sono l'atteggiamento e lo sfruttare le caratteristiche. Se non hai un grande palleggiatore, se il tuo regista è Locatelli, che non è un fine dicitore, se c'hai tutte queste mezze ali che sono fisici, c'hanno corsa sicuramente, sulla fascia c'hai McKenny, non è grande qualità. Ha fatto una buona partita anche difensiva Kostic, Rugani fa un salvataggio importante su Iconé, Bremer bello tosto, Gatti lo sappiamo molto molto irruento come al solito. È partito con Kin e Chiesa, quindi i due più veloci, chiude con quelli grossi, con Vlahovic e Milik, e alla fine hanno anche un'occasione con Cambiaso dove avrebbero potuto fare lo 0-2. La Fiorentina ha questo problema a destra, perché ne parlavo anche con Angioletto, è evidente dopo averlo rivisto che sembra un po' in imbarazzo, che sembrava potesse arrivarci su quel pallone, quindi anticipare Kostic prima ancora che gli arrivasse la palla per l'assist decisivo per Miretti, ma dà l'impressione che abbia un pochino di imbarazzo, perché lì devi intervenire col destro, magari in scivolata, magari in estirata, ma adattare, questa è una legge del calcio non scritta, adattare un terzino sinistro a destra è più difficile che adattare un terzino destro a sinistra, e lo sta dimostrando. È anche sfortunata un po' la Fiorentina, perché avevi Dodò, grave infortunio, avevi Kayode che si stava destreggiando bene, anche per lui infortunio, quindi sono in grave affanno da quella parte. Volete Zanoli? Che dato con noi non gioca. Però al di là degli XG che abbiamo visto, secondo Understat la Juve c'ha più XG della Fiorentina, 0,86 nei confronti di 0,68. Sì, perché fanno questi grossi, ma al tiro ci sono arrivate poche volte la Fiorentina. Però guardate, solo 4 pallini, pochissimo. Ma se andiamo a vedere SofaScore, dove si vede l'attack momentum, no? Vedete come la Fiorentina è molto più pressante e molto più che cerca di arrivare alla conclusione, magari non sempre ci arrivano, però poche volte la Juventus si è riuscita ad affacciare. Se poi andate a vedere gli XG qui, che sono considerati un pochino diversi, Fiorentina 0,72, leggermente più alto,
rispetto allo 0,65 della Juventus. Quindi l'XG va bene, ma non ci dice tutto, anche perché ogni sito li valuta in maniera diversa. Quello che poi cambia tutta la storia è la prestazione. Chi si trova comodo nel difendere non puoi chiedere al Napoli di fare la stessa cosa, eppure quando il Napoli lo fa, che si abbassa un pochino e porta a casa il risultato, noi amanti del bel gioco e del DNA del dominio ci lamentiamo, abbiamo paura, così non si va da nessuna parte. Mentre c'è una squadra che in questo modo si sta avvicinando all'Inter, supera il Milan e si sta mettendo in condizione di fare un campionato di vertice. Ma come fanno a vincere così? Nella loro storia c'è anche questo. Quindi squadra italiana per eccellenza, ne abbiamo vinti di mondiali in questo modo. È una scelta filosofica che a volte paga, in Europa paga di meno. Loro in Europa non ci stanno, stanno comodissimi in questa situazione qua. Frattempo sono partiti dei rumori insopportabili, quindi probabilmente dobbiamo arrivare alla fine del video facendo vedere lo stato di forma delle squadre. Bene, molto bene la Juventus, bene l'Inter, segnaliamo sempre Bologna che, come abbiamo detto, non perde mai, e anche quest'Udinese che con questa vittoria, dopo parecchi pareggi, si stacca un pochino dalla zona più pericolosa. Messo male il Verona, l'Empoli vediamo adesso, magari un pareggio, non dico una vittoria, ma non per fargli prendere fiducia, ma per non farli arrivare disperati, perché sappiamo che poi con la disperazione, con la legge dei grandi numeri, le statistiche, le cose, poi averli poi troppo bisognosi di punti non è il caso. Idem per quanto riguarderà l'Union Berlino, e quindi male quelle che stanno dietro. Vediamo cosa farà l'Empoli contro il Frosinone. Questa partita ci dice che si stanno staccando due che potrebbero lottare fino alla fine per lo scudetto. Vediamo la Juventus come porterà avanti questa stagione. Adesso c'è un distacco di 4 punti importante con il Milan, quindi il Milan torna un pochino invischiato in quella che è la lotta per il quarto posto. Non lo consideriamo già sicuro in questo momento della stagione, ma il Milan si dovrà riprendere. Questo è il momento di crisi, e se ne escono bene potrebbero riprendere a fare filotti di risultati. Capita in tutte le stagioni, a tutte le squadre, il momento di crisi. Questo è il momento di crisi del Milan serio, e quindi in questo momento possono essere risucchiati dal Napoli, dall'Atalanta. Io non voglio considerare ancora né Bologna né Fiorentina, però la Roma per esempio ha le potenzialità con i giocatori che ha per sbangarle le partite. Quando tu arrivi al 90esimo e un passaggio di Dybala arriva a Lukaku, sei un po' più sicuro rispetto a... non voglio fare nomi di altre cose, che non è il caso, non mi pare. Come posizioni medie sono tutti dietro al centrocampo. Il più avanzato è Miretti, più se si prende delle licenze di andare in avanti così. Kin sta qua, Chiesa sta qua, Kostic va tutto capo, fa la partita che deve fare. McKennie proprio difensore aggiunto. Non bellissimo, ma alla fine a loro non interessa nemmeno, siamo tutti più allegri. Di conseguenza, amici bellini, lasciate i like finali, ci vediamo domani per la conferenza di Garcia. Ci sono tante cose che bollono in pentola per quanto riguarda il Napoli. Dobbiamo stare sul pezzo, e noi stiamo sul pezzo. Ditelo ai vostri amici e viviamoci questa stagione con un po' di serenità. Casarea è scarsa, Garcia sarà scarso, bene, sarà scarto, basta e avanza. Come basta e avanza Allegri per essere secondo di classifica, basta e avanza Garcia. E se vinciamo con la serenità, non facciamo gli schizzinosi, che poi invece chi affronta l'Udinese è capace che scivola. Dai, lasciate i like, dai.